Ciao a tutti e benvenuti su Psicologia Animata. Oggi parliamo di ADHD, una condizione neurobiologica caratterizzata da sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività. Ma cosa significa condizione neurobiologica? Significa che il cervello delle persone con ADHD mostra delle differenze rispetto al cervello delle persone cosiddette neurotipiche. Le persone con ADHD tendono ad avere livelli più bassi di dopamina o una disfunzione nei sistemi che la utilizzano. Questo può portare a una ricerca costante di stimoli o alla difficoltà nel mantenere l'attenzione su compiti che non risultano subito gratificanti. Inoltre, la corteccia prefrontale, che è fondamentale per la pianificazione, il controllo degli impulsi, l'organizzazione e la gestione del tempo, può essere meno attiva rispetto alla norma. Spesso viene diagnosticato durante l'infanzia, ma è importante ricordare che l'ADHD non scompare magicamente con l'età. Molti adulti convivono ancora con i sintomi, anche se questi possono cambiare nel tempo. Si ritiene generalmente che l'ADHD colpisca tra il 5 e il 7% delle persone a livello mondiale. I tre segnali più evidenti sono: grandissima difficoltà nel mantenere la concentrazione su alcuni compiti che richiedono un'attenzione costante nel tempo. Questi compiti potrebbero essere percepiti come estremamente noiosi e faticosi da portare avanti. 2. Comportamento iperattivo e impulsivo. Può manifestarsi in tantissimi modi diversi, come difficoltà nel rimanere seduti, eccessiva parlantina, agire senza pensare, fare troppi acquisti online, oppure provare una sorta di irrequietezza che porta a ricercare costantemente nuovi stimoli. Questo può portare a comportamenti sessuali inadeguati e danneggianti la persona. 3. Problemi nell'organizzare le attività quotidiane. Difficoltà nel capire in che ordine fare le cose, tendenza a procrastinare e arrivare in ritardo agli appuntamenti, anche quelli a cui tengono. Il trattamento dell'ADHD è multidimensionale e si basa su un approccio combinato che può includere terapie comportamentali, farmaci, interventi educativi e strategie di supporto. La scelta del trattamento dipende dall'età del paziente, dalla gravità e dai sintomi e dalle specifiche esigenze della persona. Dove è possibile fare la valutazione per l'ADHD? È consigliabile rivolgersi a centri in cui ci sono psicologi e psichiatri specializzati nell'ADHD e che lavorano in equip. Ma l'ADHD è da considerarsi un problema? La risposta è dipende. L'ADHD può essere presente in diverse forme e gradi e avere un impatto più o meno forte nella vita dell'individuo. Quando i sintomi dell'ADHD causano sofferenza, difficoltà nelle relazioni, problemi a scuola o nel lavoro e un generale impatto negativo sulla qualità della vita, allora possiamo considerarlo un disturbo. Ma nel caso in cui la persona non sperimenti un disagio cosiddetto clinicamente significativo e non abbia ripercussioni sulla sua vita, allora è possibile considerarlo come un tipo di cervello che rappresenta una delle tante espressioni della neurodiversità umana. Un esempio di una persona che ha l'ADHD e ha condiviso pubblicamente la sua storia è Simone Biles, la ginnasta statunitense pluricampionessa olimpica e mondiale. Nel 2016, dopo le Olimpiadi di Rio, il suo nome è stato al centro di una controversia quando un hacker ha divulgato informazioni mediche riservate che rivelavano che la Biles aveva l'ADHD e stava assumendo una terapia farmacologica. Biles ha affrontato la situazione con coraggio, confermando pubblicamente la sua diagnosi e sottolineando come questa condizione fosse qualcosa con cui aveva convissuto fin da bambina. Ha parlato apertamente di come il trattamento e la gestione dell'ADHD le abbiano permesso di concentrarsi e di eccellere nello sport, nonostante le sfide che la condizione comporta. La sua apertura ha avuto un impatto significativo nel ridurre lo stigma associato all'ADHD. Il messaggio di Simone è chiaro: l'ADHD non deve definire chi sei o limitare i tuoi successi. Con il giusto supporto puoi raggiungere grandi obiettivi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere attraverso un mi piace o con un commento. Io vi saluto e vi auguro una giornata meravigliosa.
Ciao!